Allora, si diceva che oggi sarebbe stata una giornata, una puntata speciale, quella di Bruno Mattina di venerdì 5 dicembre, perché come più volte annunciato abbiamo il piacere di avere i nostri studi, i nostri nuovi studi, la nostra nuova casa. Gianni Morandi, buongiorno. Benvenuto. Buongiorno, io sono arrivato un po' di tempo fa, una mezz'oretta fa, ho avuto modo di vedere questa meravigliosa nuova sede di Radio Bruno. Complimenti a tutti. Bella, bella giornata, sorridente. Dovevate molta gente a salutarci. La scena divertente nei piani sopra con le impiegate. Arrivava Gianni Morandi, ufficio per ufficio, e le vedevi proprio che erano assorte al computer, tiravano sulla faccia. No, vai, io sono di casa. Tutte qui. Le impiegate adesso faranno dei disastri. Hai anche tutto un alone di santità intorno. Ma anche no, Gianni, no, eh. Ma è che qui mi conoscono, dai. Io sì. C'ero 30 anni fa già, eh? Eh sì, eh. Quando anche, nasceva anche Radio Bruno. È vero, nel 76, penso un po'. E adesso invece siamo qui alla soglia dei tuoi primi 70 anni, l'11 dicembre. No, ma io non l'ho detto 70, io ho detto 7.0. 7.0, l'hai aggiustata. Autoscatto 7.0, però il rimane, titolo del rimane. Nuovo lavoro. È proprio quello 7.0, l'età, l'hai aggiustata così. Perché c'è un'altra lettura, secondo te? No, perché in effetti lui ha voluto fare questo titolo molto social, visto che è un po' la star di Facebook nel momento. Per in Italia sei un fenomeno, è inutile nasconderci dietro un dito, perché uno che ha più di 1 milione di persone che lo seguono è veramente un fenomeno. Ne parlavamo l'anno scorso, Clarissa, quando venni qui l'anno scorso a presentare il disco dell'anno scorso, parlavamo già della pagina Facebook che stava crescendo, crescendo. Adesso siamo a oltre 1 milione, tra l'altro è diventato un vero e proprio fenomeno sociale, viene studiata perché è riuscito con la massima semplicità. Io ho visto fotografie di lui che sgrana i fagioli, fotografie di lui che porta via la spazzatura, di lui che cucina gli spaghetti, e queste cose fanno impazzire il pubblico perché sentono Morandi vicino, no? È una formula data quasi per caso, immagino tu non ci abbia studiato. No, è nata per caso, però mi sono accorto durante questi mesi, questi anni, un paio d'anni, che se parlo della mia professione, dell'incisione o della interessa relativamente, mentre invece non so potare un bosso e non essere capace di farlo a rotondo, quello interessa. La vita normale, quello che interessa. Pure una foto persone. Familiare, mia moglie, Pietro, che non c'ha mai voglia di starci dentro. Però l'ho visto molto sorridente. Però se ci pensi è normale, Gianni, perché in fondo del Gianni Morandi artista ormai si sa tantissimo, foto, notizie, eccetera. È il Gianni Morandi privato che naturalmente intriga di più. È quello che fa le cose che fanno tutti, hai capito? Adesso non metto proprio tutto. No, la foto sotto la doccia, no. Ecco, quella lì adesso ci sto pensando. No, fermo. Anche tu come Belen, ti nudo, prego. No, l'ha fatto Belen. Ne ha fatte di ogni, guarda. Lei fa solo quelle. Io credo che ormai non ci sotto la doccia. Ovunque. Insomma, dai. Ma sei sempre tu a pubblicare le foto, i commenti? Anche questo ci chiedono. Perché sono io, sì, vedi? Sono io. Gestisco io, i commenti sono i miei, le risposte la sera verso le 11, 11 e mezza sono le mie. Ti sgrida tua moglie perché stai troppo su Facebook. Un po' impegna, perché la mattina dico: ma che tipo di foto metto oggi, per esempio? Ci devi pensare, indubbiamente. Senti, hai fatto una cosa molto democratica, proprio forte, di questa migliorata e passa di persone che ti seguono regolarmente su Facebook. Hai detto: beh, siccome voglio pubblicare un greatest hits, e per me che ho 52 anni di carriera e che ho fatto più o meno 600 canzoni, è un bel problema tirarne fuori una ventina, una trentina. Quasi lo chiedo a chi mi segue su Facebook: ma a voi quali canzoni piacerebbe sentire? Mi sono fatto aiutare proprio da loro. La pagina Facebook ha deciso le 20 canzoni più significative secondo loro. Poi io ho aggiunto qualcosa. Ci sono 3 inediti. C'è un duetto con l'Amoroso che era stato un po' nascosto qualche anno fa. C'è qualche canzone che secondo me meritava di esserci comunque. E alla fine ci sono questi 33 brani. E l'occasione era appunto una fotografia per questo 7.0. Insomma, allora. Anche perché a volte il gusto dell'artista magari non combatte, cioè magari tu avresti messo appunto altre canzoni e il pubblico te ne ha suggerite altre, non sempre la scelta è... Molte sono rimaste fuori, moltissime, per esempio, non so, Si può dare di più, io non mi immaginavo che rimanesse fuori. Ne hai fatte troppe, dai. Beh, invece la sorpresa, io pensavo che uscisse come canzone, diciamo, simbolo. C'era un ragazzo che come me è sempre stata quella un po', no? Invece questa volta
pubblico di Facebook ha scelto Uno su Mille, che è la canzone secondo loro più, ed è quella che ha, aveva il 60% delle preferenze rispetto a tutte le altre. Cosa dite? L'ascoltiamo? Siete riusciti, fans, a stupire persino Gianni Morandi. Gianni Morandi. Rendetevi conto di questa grande impresa. Ce l'ascoltiamo la canzone. Certo. Vai.